Si parla, come stiamo facendo adesso, di Chiara Lubich, ma sembra quasi di raccontare anche un po' la storia di Giovanni Paolo II, e l'abbiamo visto. Erano coetanei, sono andati via pochi mesi l'uno dall'altro, tra i due c'era profonda stima, e forse è bello questa sera parlare di lei, di Chiara, parlando anche un po' di lui, cioè di Giovanni Paolo II, di Karol Wojtyla. Noi lo facciamo attraverso la testimonianza di colui che ha seguito passo passo tutta la vita di Giovanni Paolo II, ovvero Stanislao Dziwisz. È stato ordinato sacerdote da Wojtyla nel 1963, poi di lì in avanti per 40 anni è stato suo segretario. Adesso è vescovo e cardinale di Cracovia, proprio come è stato anche il suo amico Karol. È un'altra delle persone che sarebbe voluto essere qui con noi oggi, non è stato possibile, allora siamo andati noi a Cracovia, ecco cosa ci ha detto. Santo Padre incontrato prima fu Clarini. Qui in Polonia, anche in questa casa, venivano in modo clandestino. Papa cercava di leggere segni dei tempi e ha visto che Chiara aveva la stessa lettura, lettura della Chiesa e anche del mondo. Aveva sempre grande rispetto verso di lei, anche parlando privatamente, io ho visto grande sintonia spirituale, anche impegno ecclesiale, e si è creata grande unione tra queste due persone. Non ci voleva tante parole, loro si capivano molto bene. Penso che ha trovato Santo Padre in lei, anche nel movimento focolare, la conferma tutto quello che lui ha pensato, come lui ha visto la Chiesa, sua apertura verso il mondo, anche verso le altre religioni cristiane e non cristiane. Chiara, con i suoi più stretti collaboratori, veniva anche dal Santo Padre, non solamente ufficialmente, ma anche privatamente, per cosiddetti pranzi di lavoro. Erano sempre pranzi familiari, non c'era ufficialità nessuna, come in famiglia. Papa, come sappiamo, aveva anche questo spirito artistico. Penso che lo stesso spirito aveva Chiara. Anche in questo campo erano molto vicini. Avete conquistato anche il Papa. Ho detto che auguro a voi di essere la Chiesa, fra l'altro. Adesso voglio dire che auguro alla Chiesa di essere voi. Il Papa dava grande importanza ai laici, perché non tutti capivano l'importanza dei movimenti nella vita della Chiesa, anche della donna. Lui parlava del genio della donna. Chiara era questo genio della donna. Incredibile che ha potuto fare quello che io penso che ha fatto lo Spirito Santo tramite lei. Chiara non faceva discorsi di filosofia, non si, ma questi discorsi semplici ma pieni di amore, questo attirava la gente. Tanta gente prega tramite servo di Dio, lui ottiene le grazie. Io posso confermare anche lo stesso, penso che anche lo stesso capita ai focolarini, che quando hanno qualche problema chiedono o cercano ispirazione a Chiara. Forse anche l'aiuto di lei, anche protezione, forse più efficace adesso che prima. Questo vedremo in futuro. Io penso che loro due ci guardano,
ci seguono, ci aiutano.